La volata è stata un po' strana perché c'era l'ultimo finale, gli ultimi 2 chilometri un po' in salita e poi si girava, era tutta discesa. Sopra la salita il gruppo si è un po' spaccato, io ero rimasto dietro, fortuna avevo i miei 2 compagni Reines e Roger Klug che hanno fatto un super lavoro. Hanno chiuso il buco e poi loro sono andati subito davanti per tirarmi la volata. Io ho voluto aspettare un attimino, sono sfilato un po' di posizioni perché pensavo che era troppo presto. È stata una buona tattica, però anche un po' rischiosa perché nel finale ho rischiato di rimanere chiuso dagli altri. Però ecco, ho trovato lo spazio per passare, sono stato contento. Yesterday Marcel Kittel said he thought he was himself the fastest in the sprint. Today you answer him a new way. Ieri abbiamo avuto, penso che Marcel è un grande velocista e lui sa che queste cose succedono, penso. Ci siamo toccati ma non c'è stato niente di grave, ecco, dopo l'arrivo ci siamo anche parlati, ci siamo chiariti e niente, oggi penso che non ho avuto qualche problema perché sicuramente uno dei favoriti è sempre lui, ecco. Second victory, so I guess a big boost for the confidence before the Vuelta. Sì, questa è una buona iniezione di fiducia per le prossime gare, specialmente per la Vuelta. E vediamo, adesso pensiamo a finire questo Giro di Polonia nel migliore dei modi e poi ci concentreremo sulla Vuelta.